Con Garage & Roll stiamo andando alla scoperta dei sotterranei musicali delle nostre città, ripercorrendo un viaggio musicale nella storia dei garage di ieri e di oggi. Luoghi simbolo già da tempo dove coltivare idee e talenti e dar voce all'espressione artistica. Andremo a trovare gli artisti direttamente nella loro tana creativa, dove ci racconteranno le loro storie e il loro sound. Ciao amici di Garage & Roll, oggi siamo a Valle Aurelia e stiamo per conoscere una band che si chiamano i The Royal State. Intanto incontriamo qui qualcuno. Ciao, sono Lara. Ciao, piacere. Lorenzo. Ci sono anche gli altri. Eccoli. Matteo. Matteo piacere. Il cantante dov'è? Sta dentro, ripassa perché non sa niente come sa. E qua di solito provate una vostra tana creativa. Esatto, questo qua è un po' il nostro bunker qua. Benissimo, vabbè, allora andiamo, entriamo. Vi facciamo una sorpresa. Infatti. La vita in diretta? No, è la roba che sorpresa. Grazie a tutti. Fate sentire qualcosa tutti insieme? Che ne dite? Qua dentro sentiamo un po' strettino. Ho dato una sala al Pom Pom Studio. Suoniamo. Andiamo al Pom Pom. Intanto vi regalo anche altro caffè che può servire per le prove. Insomma, o per non dormire mai più, sopravvivere. Grazie. Va bene. Grazie. Allora andiamo al Pom Pom, ragazzi. Yes. Andiamo. Pronti. Con i The Royal State, l'ho presentati bene. Sì, esatto. Si chiamano Chi abbiamo conosciuti loro. The Royal State, l'ho The detto bene. Esattamente. Mi ero impegnato nell'inglesizzazione. Un gruppo che viene direttamente dalla piattaforma iLive Music, perché abbiamo fatto un divertente non contest, una divertente ricerca di volontari per Garage & Roll, ci sono piaciuti sono tanto. Sono stati certo infortunati o sfortunati, che sono stati ripescati. Un gruppo che nasce nel lontanissimo marzo 2018, frutto da un progetto solista di Federico Pegan, è vero Federico? Pegan per gli amici. Pegan per gli amici. Ma solo per gli amici. E come hai trovato questi altri compagni di viaggio? Guarda, su Badoo in realtà. No, in realtà con alcuni di loro ci siamo trovati per caso. Suonavo in un'altra band dove avevo. Cioè io in realtà nasco come batterista, facevo il batterista per un'altra band che poi si è sciolta, dopo che io ho iniziato a suonare con altre persone, finché con queste persone famose il progetto che stavamo mettendo su è andato un po' a monte. E nel contempo io avevo queste canzoni che stavo scrivendo, stavo imparando a suonare la chitarra, a scrivere le canzoni, eccetera. E avevo proposto appunto a questi ragazzi di cominciare un percorso in quest'altro senso. E i primi a essere stati presentati sono stati Matteo Noto, chitarrista. Eccolo. Cioè Matteo Noto è il cognome, no? Noto chitarrista, no? Però dobbiamo diventarlo. Un giorno diventerà un giorno. Magari grazie a Royal State. Esattamente. Esatto. Esatto. E poi Andrea Geremia per la batteria, okay. Che prima sia. E dopodiché, andando un po' avanti, Lorenzo Guidobaldi al basso, con cui ho suonato in un'altra occasione. Dopodiché Matteo Di Stefano. Matteo Di Stefano. Matteo Di Stefano, conosciuto sotto un ponte. Ah,
cioè il progetto è bello perché è molto diretto, sappiamo dove vogliamo andare e sappiamo cosa vogliamo fare per arrivarci, quindi diciamo che gli step sono tutti mirati, niente al caso. Sono dei brani pronti, dei brani che usciranno, alcuni che sono già usciti, un disco in uscita a fine anno, che abbiamo cominciato a registrare immediatamente, subito dopo che la band si è formata, quindi insomma abbiamo iniziato a studiare gli arrangiamenti e tutto quanto e a fare subito le prime take insomma del disco . E niente, adesso stiamo suonando molto abbastanza spesso direi insomma in questo panorama che è quello romano, esatto, ma con alcuni episodi magari fuori Roma e facciamo questo rock con delle influenze folk sì, queste influenze folk anche fuori dal Lazio anche fuori dal Lazio è successo sì. Parlando appunto, anzi uscendo dal territorio italiano, ecco, io ho letto in un'intervista che voi siete una band appunto italiana, ovviamente, però dall'anima un po' esterofila. E questo come si traduce appunto concretamente nella vostra band? Cioè, da questo deriva la scelta del cantare in inglese? Avete progetti per andare all'estero? E allora, io personalmente sono sempre stato abituato a trovarmi in mezzo a progetti dove la lingua cantata era quella in inglese. E non sono mai personalmente stato un grande amante della musica italiana, questo lo dico liberamente, non c'è mai stato qualcosa che mi ha entusiasmato più di tanto, alcuni potrebbero dirmi sono pazzo, ma insomma sono gusti musicali nel senso, esatto. Credo che sia un approccio che si affianca un po' più a quella che è la mia personalità musicale, ecco, quindi mi piace il sound. Chiare, il percorso che noi intendiamo fare è un pochino diverso rispetto a quello canonico degli ultimi anni della nuova scena musicale, nel senso che noi cantando in inglese facendo un genere che non è diciamo così in voga in Italia, esatto, il percorso che vogliamo fare noi è uscire fuori dall'Italia e fare le nostre esperienze al di fuori del mercato italiano. Avete già un'idea su come farlo? Beh sì, sì, banale, sì. Però la produzione del nostro disco è affidata a Vincenzo Mario Cristi dei Vanilla Sky, una band pop punk insomma degli anni 2000, ecco, una roba del genere, e che appunto ci ha seguito dai primissimi passi fino a quello che è oggi insomma il progetto The Royal State. E niente, grazie a lui stiamo cercando di organizzare dei tour, abbiamo un management sua di Vicenza che ci sta dando una mano per organizzare un tour estero. Comunque i locali a Roma si stanno muovendo un pochino poco, da 5-6 anni a questa parte, quando è esploso un certo fenomeno musicale italiano, insomma si travisa un pochino quello che è il bello della musica e si dà più che altro spazio a quello che è il pratico. Più che altro è il musicista che vuole fare la storia di Instagram o suonare con gli occhiali da sole al buio, che è una cosa che ha fatto. ma perché tu non sai dove sei? Fregati a un musicista. Esatto. Era fregati a uno che fa indie. Esattamente. Noi crediamo di metterci ancora veramente il cuore in questa cosa. Non lo facciamo tanto per fare le storie su Instagram, ma per suonare il nostro strumento. E in questo ancora siamo degli eterni romantici, ci crediamo. Ecco. È ovvio che comunque uno poi debba un attimo anche mettersi in linea con quello che è il mercato, perché tanto da qualche parte bisognerà pur partire se uno vuole uscire dal proprio orticello, sì, nel senso, no? Quindi bisogna arrivare a compromessi. E poi siete persone però che si mettono in gioco, perché anche dai testi trapela questo leitmotiv che ricorre spesso nei vostri testi, mettersi in gioco, andare oltre i limiti, no? Sì, io credo che la cosa che ci caratterizza
è non preoccuparsi mai di chiedere un'occasione, cioè nel senso che se vedi che c'è la possibilità di fare qualcosa, anche che anche se ricevi 200 no uno dopo l'altro, non ci fermiamo. Bisogna spingere per forza, perché anche in situazioni che apparentemente potrebbero sembrare magari un po' più sfigate, un po' meno meno eclatanti, poi le soddisfazioni arrivano anche lì, quindi bisogna sparare a tappeto dove si può. È sicuramente più complicato raggiungere il nostro obiettivo qui, in questo momento storico. Purtroppo, per fortuna, da alcuni punti di vista, in Italia ci aspettiamo poco, cerchiamo di uscire sicuramente, però tutto quello che viene in più anche qua, insomma, certo, è sempre bello, perché alla fine insomma è comunque sì, casa nostra, quindi se c'è la soddisfazione è... qui. Ma da dove partireste? Qual è il primo paese nel quale il vostro sound, diciamo che la che il nome che è uscito fuori, che va tutto confermato chiaramente, cioè, no no, Spotify, in base in, no no in base sondaggi in base a quello che stiamo cercando di organizzare in base a Ryanair, cioè io sono andato su Skyscanner e ho visto Roma affitto pulmini, la nazione con l'affitto pulmini più basso. Allora Skyscanner ha detto che sì, probabilmente se tutto va bene a febbraio il volo per la Russia costa poco. Ah vedi, siamo guardate che schiumetta, che maestria, alla grande The Royal Coffee, The Royal Coffee, ci sta bene, lo puoi mettere su tutto The Royal, è come, esatto, come il cheddar. Ma infatti, ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Cosa... traduciamo, sai come quei film che vengono tradotti, io sono solo al di là, forse al di là di qualcosa? Che no, cosa? Che la traduzione state, di Royal State. Lo stato reale, cioè è proprio reale, letterale, ma vabbè, diremo in realtà io avrei detto potremmo tanto inventare delle storie incredibili. Bravo, la realtà è più semplice, esatto, di quella che pensi. Durante la composizione dell'album avete dato più importanza, o magari no, ai testi o al suono, diciamo, o entrambe le cose, ovviamente. Il sound, cioè, in primis. Il sound in primis. La prima cosa, la cosa più importante. Cosa fondamentale. Ragazzi, io vi offriamo il mitico caffè di Garage & Roll. Okay. Salutiamo il nostro sponsor. Vabbè, lo passiamo. Noi possiamo dire buonissimo. È buono qui. Buonissimo. Poi ci sta il caffè quando uno deve creare, insomma, è sempre una bibbia. Dipende compagna. Assolutamente. Grandi chiacchierate, assolutamente. Quello che ci ha ispirato, ecco, in realtà in Italia non è manco così big, cioè diventerà famoso perché Federico ne parla talmente tanto. Esatto, che veramente potrei fare da tour manager qua, praticamente. City and Color, City and Color, sì, Dallas Green, degli Alexis, sì, on Fire, che è appunto questo progetto che in realtà all'inizio era nato come side project, ma praticamente adesso è, credo sia quello principale, City and Color, appunto. Sì. Poi anche molto Ben Harper, Kings of Leon, John Bryant, un pochino gli Oasis. Giusto per essere un po' nostalgici. È il cattivo qua, la pecora nera. E i suoi? Io lui perché ce l'ho vicino, voglio sentirlo, però voglio che mi dica, e mi dica qualcosa. Io presento i King Crimson. Il Tool. Tchaikovsky. Boh, le influenze per quest'anno, per quest'anno vai per sì, ho ascoltato molto, io ascolto un po' di tutto, però diciamo mi sono molto soffermato poi su City and Color e soprattutto su Ben Harper, proprio perché Federico aveva bisogno poi di questo tipo di sound. Certo. E poi le mie influenze vengono dall'hard rock, quindi da John Bonham, poi anche appunto il progressive. E su questo salutiamo anche noi, il nostro pubblico. Un saluto a tutti e alla prossima puntata. Alla prossima! Ciao. Nella prossima puntata di Garage & Roll, una nuova band, una nuova storia, una nuova location, un nuovo box e tanta tanta musica. Ciao da Garage & Roll!